Annalisa Grasso, compagna di squadra, conclude la sua fatica che ha onorato anche quest'anno. Facciamo un applauso particolare a questi atleti gemellati con la nostra società. Presidente, la invitiamo subito qua, deve fare un'altra fatica. Togliamo le sue impressioni immediatamente. Bravo Salvatore! Allora, l'anno scorso intervista, quest'anno la facciamo subito dopo. Ce la fa? Dite qualche parola, ce la facciamo. Allora, ogni anno colorate d'arancio, che quest'anno fra le altre cose il colore ufficiale della manifestazione, come puoi vedere l'estate fra l'ex Gil e Tim Ammare. Vi ringraziamo sempre per l'affettuosa partecipazione, un'impressione a lei che è il presidente del Mieto Malato. L'impressione, diciamo, che quest'anno per me è stata più dura perché ho camminato per molti chilometri. L'impressione, devo dire, che è una gara fantastica, come ho detto l'anno scorso, che è benissimo organizzata, non bene, benissimo, in quanto i rifornimenti erano in eccesso, tra l'altro anche le moto volanti che portavano i rifornimenti lungo il percorso. Un grazie veramente al presidente Sante Giacobbe, a tutta l'organizzazione, all'ingegnere De Meo e a tutti quanti, perché è una gara bellissima. Se l'anno prossimo sarà una gara nazionale, è ben meritata, perché è una gara che merita e anche ben partecipata. Grazie a tutti e grazie ancora. Grazie a voi. Grazie ancora a voi per le parole e per la partecipazione.